Alto. Basso. All'interno. All'esterno. Ogni volta che il gomito è pressato verso di noi, una volta che il gomito è pressato possiamo reagire con l'abanico. Ogni volta che il gomito è pressato, il gomito viene pressato, possiamo reagire con l'abanico. Mano, se il gomito viene pressato, ecco che l'intero corpo può colpire. Eh sì. Abanico, in spagnolo ventaglio. Sia il gesto proprio del ventaglio che facciamo per fare aria anche sul fuoco, ad esempio per alimentare il fuoco, ma anche proprio il ventilatore che gira. E è un concetto nelle arti marziali, soprattutto armate, veramente universale, veramente universale. Si potrebbe dire che se il ciclone Luna è l'essenza dei colpi, diciamo, al massimo della loro estensione, abanico è l'essenza dei colpi corti, corti a corta distanza. Nelle arti marziali cinesi lo abbiamo tantissimo, nel Dalang ad esempio anche come concetto di rimbalzo, cioè quando una cosa non va da una parte va dall'altra, quando una cosa non va da una parte va dall'altra. C'è moltissimo, non amante del religioso, questo. Questo rimbalzare sopra e sotto, a destra e a sinistra, in alto e in basso, in apertura e in chiusura, c'è tantissimo. Gli angoli con cui può arrivare questo ventaglio sono praticamente infiniti. Possiamo, come didattica, codificarli in un certo numero di angoli, in 6 angoli, 12 angoli, eccetera. Diciamo che abanico ha una funzione sia di attacco che di difesa. Come attacco, come dicevamo, chiude la distanza. Quindi un attacco lungo può diventare un attacco corto. Quindi più che arrivare al bersaglio grosso, al viso, possiamo arrivare al mare. Il grande pregio, come si vede, fra questo e questo è la velocità. Certo, sono ambedue veloci se si allenano, ma abanico, avendo una corsa più stretta, è naturalmente veloce, quindi ideale per colpire le mani. Ecco, gli angoli fondamentali possono essere orizzontale, in alto, come se facesse un ombrello, obliquo, chiuso al fianco, quindi questo, all'interno, all'esterno, sia partendo dall'alto, alto, basso, alto, sia partendo dal basso, basso, alto, basso. Nelle Taolù troviamo innumerevoli esempi. Spingere la barca nella direzione della corrente. Quindi in una direzione e nell'altra. Tipico abanico. In pugno sombrada, proteggiamo, attacchiamo con l'impugnatura, ma ci troviamo improvvisamente che il compagno ci preme il gomito. Ecco che qui, col controllo del gomito, andiamo alla principale funzione di abanico come difesa, e qui esprime tutto il suo potenziale. Ogni volta che il gomito è pressato verso di noi, una volta che il gomito è pressato possiamo reagire con l'abanico. Ogni volta che il gomito è pressato, il gomito viene pressato, possiamo reagire con l'abanico. Mentre il gomito cede, il gomito viene chiuso al fianco, normalmente a mano nuda. Quando siamo chiusi al fianco siamo molto controllati, come insegnano i lottatori. Ebbene, con un oggetto in mano, se il gomito viene pressato, ecco che l'intero corpo può colpire. Eh sì, anzi, cediamo, e la forza stessa della pressione dà potenza al corpo. Cediamo, la forza stessa della pressione dà potenza al corpo. Il gomito viene controllato. Forza stessa. Abanico può agganciare e poi colpire. Quello che possiamo fare entrando, proteggendo la lunga distanza, chiudendo la corta distanza, possiamo
semplicemente diventare abanico. Alto. Basso. All'interno. All'esterno. Eh sì, con tutti gli infiniti angoli possibili. Come esercitare abanico da tutte e due le parti? Ma io spesso lo faccio combinandolo con un altro, con un'altra tecnica fondamentale, i 6 colpi, l'una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, abanico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i balsa. Uno, due, tre, abanico, 4, 5, 6, 1, 2, 3, abanico, 4, 5, 6. Naturalmente sto allenando solo quello alto, ma posso benissimo allenare 45 gradi in basso. Posso alto. Posso anche inserirlo in qualsiasi momento del ciclone. 1, 2, 3, 4, 5, alto, basso, alto. Infinite possibilità di esercizio. Torniamo, diciamo, alla combinazione di base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ricapitolando, straordinaria tecnica di attacco che chiude la distanza, lungo, corto, 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 anche agganciando come faremo con la madre del religioso, anche agganciando e colpendo. Ancora più straordinaria tecnica di difesa. Ogni volta che il gomito viene controllato, è come se fossimo un tubetto di dentifricio che quando lo spremiamo lui schizza il dentifricio addosso. I gomiti vengono controllati, veniamo premuti, i gomiti cedono e parte avanti il colpo. Come facciamo ad esempio nel Kenchi-Chan. La stessa cosa è il concetto di abanico come difesa. Il gomito viene controllato, colpo, colpo, colpo. Il gomito viene controllato, colpo. Eh sì. Questo rende un concetto, il concetto di ventaglio, di rimbalzo, diremmo, nella mente del religioso, veramente universale. Grazie. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.